Io ho una maglietta, tutti mi chiedono di questa maglietta, dove l'ho presa? Chi me l'ha data questa maglietta, Marina? La storia del Lawn Collettivo, l'abbiamo fatta per Lawn Collettivo e le ha distribuite a Senigallia e anche sul Lago di Garda quando c'è stato Lawn Collettivo. Io non so cosa voglia dire questi numeri. Tanto è vero che oggi non mi ricordavo più, sapevo che erano numeri di forza e glielo ho chiesti. Però mi danno forza. Tant'è vero che, dirò di più, che io stasera ero distrutto. Ho messo questa felpa e cazzo, sto benissimo. Cioè, inconsciamente questi numeri mi hanno dato forza. È una roba stranissima. Christian Delord, parla telepati, comunica telepaticamente con gli animali. Tant'è vero che io, Eter Parisi mi ha mandato una foto di un cagnolino, del suo gattino. Guardando la foto ed entrando in contatto, ha confermato che quello che lui ha detto, cioè che i gemelli l'hanno chiuso in una. Insomma, questo video parla di volontari. È un dialogo telepatico tra due ragazzine. E una gli chiede qual è l'esperienza più grande che hai fatto e lei ha detto da volontari sulla terra. E voi vedrete che loro si guardano e le scritte, si sente la voce, ma in realtà non si parlano perché parlano telepaticamente. Anzi, se qualcuno sa chi abbia fatto questo video, perché poi Cinzia Valente mi ha mandato una versione russa, quindi sta girando da un po', però è spettacolare. Vediamo un pezzettino di questo video e poi lo commentiamo. So tell me, out of everything you've ever done, what's the craziest experience you've ever had? That's easy. Earth. Nel video dicono proprio, ridono perché dicono, pensa di essere gli unici esseri intelligenti dell'universo e si mettono a ridere perché è qualcosa di impossibile. Non so se avete visto le Sì, ragazze le che si droni. sono parlate telepaticamente. Ma chi l'ha detto? Ma no. Cioè le scritte che si leggevano Sì. erano i loro pensieri Ma telepaticamente. chi può dirlo? È un. Mi farò vedere, ma quale telepatia mettere delle voci fuori campo sui primi piani si chiama Ma fiction? infatti è un Povero montaggio. Red, minchia come sei messo male. Beh, insomma. Non sono messo male, mi farò vedere. Quella non è fiction, è telepatia, mi farò vedere. Ma Lo no. so di cosa parlo, mi farò vedere. Addirittura. Segretaria, volevo fissare un appuntamento, sì, martedì mi farò vedere. Ah, vedete, meno Non male dovete che. aver paura della verità, la verità sta dentro di te, Ma chi? dentro di me, Ma quale dentro verità? di lei, dentro di noi. Ma quale verità? Sta dentro Fajabul, Fasabur chi che è è? il dio della telepaticamente. Ah, il dio della Se tu fossi telepaticamente. venuto a Senigallia a fare l'Home Connettivo, avresti capito che quando Bruce Willis, in Sin City, a un certo punto Bruce Willis, in Sin City, guida, si sente la voce, ma non si vede lui che muove la Il bocca. suo pensiero, la voce fuori Oops. campo. Sì, il suo E pensiero. dice: la morte, esattamente come la vita a Sin City, vince Sì, sempre. è vero, bella Ma quella sinvincenza. battuta lui non l'ha detta, non muove la Ma no, bocca, l'ha pensata. si sente il suo pensiero. Ma sì, è il pensiero, Ed è la punto. risposta telepatica. Che A risposta? A chi? chi? A chi? Alla ragazza dello squalo Ma cos'è? 4 Ma cosa del dici? 1987. Ma sì, La adesso, ragazza dello ma no. squalo 4 si tuffa in acqua e pensa: perché ho fatto il bagno, cazzo che ho appena E mangiato? quindi? Dopo 18 anni Bruce Willis No. risponde a lei Ma no, ma è un telepaticamente: delirio. Ma cosa come dice? mai i due film non li fanno mai vedere uno dopo Ma l'altro? perché non si vedono due Perché film? forse si capirebbe che è tutto connesso No, telepaticamente. non credo, Ups. guarda. Segretaria, io anticiperei l'appuntamento domani, va bene, vengo domani. Domani però ricordati che io ho una diretta dove spiego domani che la Cosa? lobby delle compagnie telefoniche hanno paura della telepatia Ma perché cosa dici? potremmo noi parlarci senza lo smartphone. Ma non è vero, ma non esiste la telepatia, Ci si guardi. può parlare attraverso Ma l'uso dello no, ma smartphone? no. Sì. Sì, certo. Telepaticamente Adesso ve lo invece dimostro. Io ora penserò una cosa, no. qualcuno di voi a casa la Ah! capirà telepaticamente. Io non Siete credo. pronti? Sì, siamo proprio. Facciamo lo sto esperimento, via. Cosa fa? La Sto pensando. sta pensando, va bene. Non mi Ecco. viene niente in mente. Come mai? Pensi Non. qualcosa? Ma perché io la dico poi nel momento, però non penso, io mi viene di getto. Devo Certo, aspettare che lei venga su dal Vajagaru, dal che è il dio delle frequenze che viene su da sotto. va bene, Ecco, mi è venuta! è venuta la frase. Cosa vi ho detto telepaticamente? Ma cosa ne sappiamo? Gabu, hai pensato, una volta ero un giornalista stimato, Zera, forse dovrei tornare a parlare di musica, i bolognesi tutti hai pensato, perché non mi chiamano mai X-Factor? Che cazzo dite, bolognesi Ah, non tutti? ha pensato Io quello. ho la faccia di uno che pensa a ste cose. Poteva anche Gabu, essere. sì, Aia. Zera, sì, Ringo, sì, Pave, sì, Gini, sì. E che è sta roba? Cari biscotti, Tutti i vi do un biscotti. aiutino. Ho pensato a una frase con quattro
quattro parole. Vabbè, cosa sono i mimi? Prima adesso? Parola. Ah, facciamo i mimi. Cosa sto facendo quando faccio così? Questi sono i mimi. Giumangi, apri un ventaglio. In effetti sembra. No, che cazzo c'entra il ventaglio? Che ne so, cos'è che fanno in India? Cos'è che fanno in India? Brancolo, riso al curry. Brancola, d'altra parte. Cosa cazzo c'entra riso al curry? Dai, è facile. Ma poteva essere. Che pesci prendere, non so. Nessuno sa cosa fanno in India telepaticamente. Ma cosa ne sappiamo? Neanche quando la mimo, c'avete la telepatia. Perché infatti... non abbiate capito che la frase che ho pensato qual è... Qual era? Om collettivo a Senigallia. E chi lo poteva immaginare? Betta fur. Avevo capito quasi tutto, ma era incerta fra Senigallia e Cagliari. Ma va, la smetta. Lo so, telepaticamente le frequenze certe volte scambiano Senigallia con Cagliari. Ma cosa stai dicendo? Per esempio, ci sono delle frequenze. Quando telepaticamente, se tu telepaticamente provate a casa. Proviamo. Pensate a un confetto da comunione. Gli altri capiranno asciugamano da bidet. Adesso ci proviamo tutti a Natale. Senamutare, io avevo l'esame di diritto per aver risposto a tutte le domande. Telepaticamente. Vabbè, ma non male. Il prof, che non mi ha saputo leggere nella mente, mi ha segato. Ha fatto bene. Lo so. Stessa cosa mi è successa ieri al ristorante. Ieri ho provato a ordinare telepaticamente vegano. Ho mangiato tre grigliate miste. Ma bisogna parlare. Questo paese non è pronto alla telepatia. È il paese, è un problema del paese. Bratto Quilio, valla a dire a tuo padre, stronzo. Chi è? Che è successo? Cazzo dici, Bratto Squilli? Cosa dici? E insisti pure, Bratto Squilli. Ma cosa? Cosa succede? Bratto Squilli, lo sai benissimo cosa mi hai detto telepaticamente. Ma le ha detto qualcosa telepaticamente? Non ho detto niente. Bratto Squilli, no, tu hai pensato che io sono talmente basso che le unghie dei piedi me le posso mangiare da fermo inginocchiato. No. Te lo giuro, non ho mai pensato. Lo stai dicendo tu. Ma cosa? Adesso vengo lì e ti gonfio. Ma no, ma perché? Cazzo, ragazzi, non devo pensare al mio indirizzo. Perché? Non devo pensare al mio perché indirizzo. Sennò telepatica. No. Oh, mamma mia. Ho pensato al mio indirizzo. No. L'ha detto telepaticamente. Ma quindi funziona. Scusate, vado ad aprire manualmente. Vado ad aprire manualmente. Ciao, ma non sarà... scusi, come sei piccolo. Come sei piccolo? Secondo me riesci a recarti anche il talone. Ma no. Tanto sei piccolo da fermo. Ma no, ma. Oddio, che è successo? Bratto Squilli. Cos'è successo? Pensare che eri piccolo. Ma adesso lasci stare. Ma piccolo. Ma cosa tanto fa? Piccolo così. Ma praticamente. Buscaglione. Mi ha sparato due colpi. Squilibrato. Uno al cuore e uno al fegato. Ma va. Vedete forse il sangue? Ma infatti non si è fatto niente. Non mi sono fatto niente. Certo. Perché? 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 C'avevo i numeri sulla schiena. Quelli. Ops.